Manca solo uno sceriffo a cavallo che insegue un bandito. Gerbid assomiglia al Far West. La scena è deserta, le saracinesche sono abbassate, la posta aperta a giorni alterni ha un aspetto fatiscente. Alcuni cavi sconnessi sbucano dagli edifici e le erbacce sono incolte. La presenza del bar, della cooperativa e della scuola materna è l'eccezione che conferma la regola. A pochi metri di distanza c'è anche la frazione di Bosco dei Santi, con varie necessità inascoltate da anni. Dalla famosa riunione dell'anno scorso della sindaca Barnieri, con tante promesse e con tante cose, non abbiamo più visto nessuno, se non il cambio dei cartelli da vecchi nuovi, Mortizia e Piacenza. Noi sappiamo dove è Mortizia e Piacenza e dove è Bosco dei Santi. All'entrata, che ci sono i 30 all'ora, si vedono sfrecciare le macchine a non si sa a che velocità. Quindi qua la prima cosa, esce un bambino, qualcosa del genere, è qualcosa che può capitare di spiacevole. Un po' di pulizia, un po' di cura sulle campane, se non altro, ecco. Poi i problemi sono anche come quelli di Mortizia, quindi disinfettazione per la zanzara e per altre cose. Una cura maggiore, almeno il minimo indispensabile, guardate qua come sono messe le rive delle strade. Ci sono un paio di curve con dell'erba alta così, dove ci sono i guardrail, che penso che sia compito del comune, non si vede niente.